Before Q&A we have a present. Okay. Cioè, prima delle domande e risposte, è giunto l'ora delle domande e delle vostre domande e delle sue risposte, ma prima c'è un regalo. Sì, come ADAA volevamo donare a Charlie Duke il martello che abbiamo realizzato, che è la copia esatta del suo martello che ho usato sulla Luna, e la maglietta perché lui da oggi è membro onorario dell'associazione ADAA. So we wanted to thank you, Charlie, and a special honor that has been done. These guys really make good models, I'll tell you. This one and if Casper and hammers and stuff like this, I can't wait till they see their first lunar model. Okay. Siete molto bravi a fare i modelli, abbiamo visto il Casper, abbiamo visto questo, abbiamo visto il martello, adesso non vediamo l'ora di vedere il modulo lunare che farete. Next time. Prossima volta. Okay. I should ask my wife the permission. Michela, can I build the lunar module now? She said, devo chiedere il permesso a mia moglie. My marriage would be in danger. Thank you. Okay, bene, okay, se ci sono delle domande passeremo con il microfono. Quindi prenotatevi, alzate la mano. If you have any questions, raise your hand, please. Sorry, yes, okay. First of all, thank you for sharing your experiences with us. It was a nice lecture. And I want to ask, do you think it's necessary to go back to the moon on our way to land on the Mars? It's going to be over 50 years before we get back into deep space. Sicuramente trascorreranno più di 50 anni dalla missione lunare prima che riusciamo a tornare nello spazio profondo. The only spacecraft that I know of that will go into deep space is the Orion. L'unico veicolo spaziale con equipaggio di cui sono a conoscenza capace di andare nello spazio profondo è il veicolo Orion. And I think we need to return to the moon, is my opinion. Secondo me è necessario tornare sulla Luna. And to build a lunar base. E costruire una base lunare. That would allow a lot of science, a lot of manufacturing, and a lot of experience developed on the systems that we use to stay there. Ecco, il set che ci serve ci consente di fare tanta scienza, tanta fabbricazione e di acquisire tanta esperienza su cosa serve per poter vivere lì. But once we get, I think we should go to Mars. But once you get to Mars, you're on your own. Mission control is not going to be much help. Ecco, credo che dobbiamo andare verso Marte, però teniamo presente che quando sei su Marte sei da solo, il controllo missione non ti può aiutare. By that I mean in an emergency. Vuol dire nel senso in caso di emergenza. You know, Houston, we got a problem. Houston, abbiamo un problema. By the time they hear that and they call and you respond, you know, it's too late, maybe 15 minutes or so. Passano 15 minuti se sei su Marte, il tempo che loro sentono la comunicazione e rispondono è probabilmente troppo tardi. And so we need systems that we can develop and have been developed and have great confidence in. Quindi ci sono dei sistemi che abbiamo già sviluppato e nei quali abbiamo totale fiducia. And I would imagine in these Mars spacecraft we're going to have the 3D printers that would print spares, if you would. E immagino che in questi veicoli spaziali verso Marte dovremmo avere delle stampanti 3D che possono per esempio stampare dei pezzi di ricambio. Ci sono alcuni miei colleghi che dicono sulla Luna ci siamo già andati, andiamo dritti verso Marte. So I don't know how it's going to come out, I just think we'd be safer going back to the moon. Non so come andrà a finire, quella sarà la decisione finale, ma dal mio punto di vista credo che saremmo più sicuri se prima facessimo tappa sulla Luna. Next question. Prossima domanda? C'è qua un... yes. Wait. From the junior. How many days do you spend on the moon? We spent 72 hours, so it's 3 days. Abbiamo trascorso 72 ore circa, quindi 3 giorni.
We divided up our 72 hours into three 24-hour periods, like 3 days. Abbiamo suddiviso la nostra 72 ore in tre periodi di 24, come se fossero dei giorni. So we had a rest period. We went to sleep 3 times. Per cui avevamo un periodo di riposo, abbiamo dormito 3 volte sulla luna. We ate a meal when we woke up. Ci svegliavamo, facevamo colazione, mangiavamo un pasto. We went out and explored. Andavamo fuori ad esplorare. And we got back inside, we ate another meal and went back to sleep. Quando rientravamo nel nostro veicolo, mangiavamo un altro pasto e poi andavamo a dormire. Next question. Prossima domanda. Qua. Salve, Vincenzo Gallo, Astronomia Y. Il suo collega Warden, dopo il palco, disse che per il 2020 i cinesi sarebbero arrivati sulla Luna. Yes, Al Warden from this stage said that in 2020 the Chinese will be on the moon. Volevo sapere quale sarà il suo pensiero quel giorno, e poi volevo anche chiedere, arriveranno prima le agenzie come la NASA, l'ESA, o i russi, o arriveranno prima i privati sulla Luna? So what's your feeling about this? And the second part of the question is, do you think private enterprise will reach the moon first, or will NASA or the Russians? Where Europeans land first. Well, I wish the Chinese all the luck. Io auguro tutta la miglior fortuna ai cinesi. I think they're a long way away. Credo che sono ancora molto lontani dal loro traguardo. From landing on the moon. Di atterrare sulla Luna. Probably the best chance we have right now, unless we accelerate Orion to get orbit the moon, is SpaceX. Probabilmente la migliore possibilità che abbiamo di tornare sulla Luna, se non ci spicciamo a dare un'accelerazione al programma Orion, è SpaceX. SpaceX said they'd like to orbit two guys in 2 years. SpaceX ha dichiarato che vorrebbe far orbitare 2 persone intorno alla Luna entro 2 anni. That would be a major achievement. Quello sarebbe un risultato straordinario. Our commercial side, they're safe, but they work on different rules and different. They make decisions a lot faster than NASA does. Loro hanno un approccio molto commerciale, hanno un altro approccio. Sono molto più veloci nel prendere decisioni rispetto alla NASA. Sono sicuri, però sono molto più rapidi. Next question. Prossima domanda. Grazie, signor generale, di essere venuto qui. Una domanda sul qual era il rapporto vostro con Dick Slayton che selezionava gli equipaggi, cioè è interessante sapere se effettivamente c'era o non c'era una competizione tra di voi per poter essere inseriti negli equipaggi che atterravano. What was your relationship with Dick Slayton to select the astronauts from various missions? Was there actually any competition among you as astronauts to be assigned to a mission? Well, everybody was competing for a mission. Tutti erano in competizione per una missione. There were probably 40 to 45 people in the mix for a flight. Nel gruppo che poteva volare c'erano circa 40-45 persone. And my relationship with Dick Slayton was very good. Io ho avuto un ottimo rapporto con Dick Slayton. But I was here and he was here. Ma ero qui, the boss. Lui era il boss, era il capo. And I didn't see him. He shows up every Monday at our astronaut meetings that we had in the astronaut. E lui si presentava una volta a settimana nei nostri incontri che avevamo nell'ufficio astronauti. In those days, the second guy was Alan Shepard. E il secondo nella catena di comando a quell'epoca era Alan Shepard. And I don't know how they selected the crews. E io sinceramente non so come selezionassero i membri degli equipaggi. Still a mystery to me. È ancora un mistero per me. And I think what happened is they selected the commander. Credo che quello che succedeva fosse questo, che loro selezionavano il comandante. And the three of them sat down and said, let's build this crew. E insieme al comandante si sedevano questi tre e dicevano, costruiamo questo equipaggio. And after the first couple of missions, they wanted to have 2 rookies on Apollo. E dopo le prime missioni hanno cominciato a decidere che volevano 2 astronauti della loro prima esperienza in ogni missione Apollo. And so the last one, Apollo's had 2 of our group. E quindi le ultime missioni Apollo avevano 2 membri del nostro gruppo. Quindi I got a lot of exposure through mission control. E io ero stato molto in contatto, molto esposto all'esperienza attraverso l'esperienza di controllo missione. And I think that really propelled me into a lunar module.
Ed è credo che sia stato quello che mi ha agevolato nell'essere selezionato per entrare in un modulo lunare. But it's still a mystery. Ma per me è ancora un mistero. Ok? Grazie. Grazie per essere qui, volevo sapere, lei ha descritto durante la conferenza il cosiddetto overview effect, cioè quello che si prova a vedere la Terra dallo spazio, da fuori. Cosa possiamo fare come semplici cittadini per incentivare l'esplorazione spaziale? You described very clearly the overview effect, the effect that you have when you see the Earth from a distance. What can we do as ordinary citizens to bring back interest in space exploration? Well, I think there is no loss of interest in space exploration, at least that I can see. Per quello che vedo io, in realtà non c'è stato un calo dell'interesse nell'esplorazione spaziale. On my website, not counting the spam, I get hundreds of emails every week. Sul mio sito web ricevo, lasciando parte lo spam, centinaia di domande e messaggi ogni settimana. NASA is going through a selection of astronauts now. La NASA adesso sta selezionando dei nuovi astronauti. They have 18,000 applications. Hanno avuto 18,000 domande di partecipazione al programma. They will probably pick 20. Probabilmente ne selezionano 20. So there's a lot of kids and a lot of young professional engineers, scientists, doctors that are interested in going to the moon. Quindi, I'm going to Mars, wherever we go. Ci sono quindi molte persone giovani, ingegneri, astronauti, aspiranti astronauti, medici. Quindi c'è molto interesse per andare, non si sa ancora dove, sulla Luna, su Marte, dovunque andremo. I think our leadership is turning around to get more involved, get us more involved in deep space exploration. Credo che la nostra amministrazione, il nostro governo stia cambiando direzione, quindi stia di nuovo dimostrando interesse verso l'esplorazione dello spazio profondo. How's the meeting with Bob Cabana, former shuttle astronaut? He heads Kennedy Space Center. Io ero recentemente a un incontro con Bob Cabana, un ex astronauta e direttore del Kennedy Space Center. And he says we've never been busier. E lui mi ha detto, guarda, non siamo mai stati così indaffarati. SpaceX has the launch pad we use. SpaceX si è presa la nave di lancio che abbiamo usato noi. Blue Origin is building a huge complex right outside of Kennedy Space Center. Blue Origin sta costruendo un enorme complesso vicino a Kennedy Space Center. NASA's not in. They're interested in sending astronauts to the station, but do it on a commercial vehicle. La NASA è interessata a mandare astronauti verso la stazione spaziale internazionale, ma farlo con un veicolo commerciale. And save Orion for deep space stuff. And I think we're getting more and more interested in that. E invece conservare il veicolo Orion per la missione allo spazio profondo. E mi sembra che ci sia sempre più interesse e ci stiamo sempre più avvicinando a questo obiettivo. Hi Charlie. My question is, do you feel that the public in general have largely forgotten the achievements of the Apollo? Lei ritiene che il pubblico in generale abbia dimenticato un po' i successi, le conquiste della missione Apollo? Do I think the public is interested in Apollo? So have they lost perception of the success of Apollo? Probably. I think, I would say half, probably almost half the population of the world weren't even born when we went to the moon. Ecco, direi, è probabile, teniamo presente che circa la metà della popolazione terrestre attuale non era neanche nata quando noi siamo andati sulla Luna. And so they have no, you know, just over their head. Quindi è una cosa che a loro sfugge completamente. And I think that's why we see all this Apollo hoax stuff coming up. Nobody can really comprehend that we actually did it. Ecco, forse the government was anyway. Forse è per questo che tanti giovani sono interessati alle tesi di complotto, complotto sulla Luna, perché non riescono a capire, non c'erano, forse questa è la ragione. We have at least four commercial companies working really, really hard and very successfully. We have NASA with Orion. Abbiamo quattro società commerciali che stanno lavorando molto alacremente ai programmi spaziali, abbiamo la NASA, abbiamo Orion. And I spoke in a school last week, it's a seventh
seventh grade down. Mi sono andato in una scuola di recente a fare una chiacchierata con i giovani studenti, molto giovani. And these kids are building a CubeSat. E questi ragazzi stanno costruendo un CubeSat, un piccolo satellite cubico. In the seventh grade. E sono nei primi anni di scuola media. And NASA's given them permission to fly on. Fly it into space. E la NASA ha dato loro il permesso di far volare nello spazio. And I've never seen kids so excited. E non ho mai visto dei ragazzi così emozionati. So there's a lot of interest, I think, rebuilding now as we get closer to successful commercial manned flight. Per cui credo che adesso che ci stiamo avvicinando ai voli commerciali con l'equipaggio si stia rimontando questo interesse. Most of the letters I get on my website are from foreigners, la maggior parte delle lettere che io ricevo sul mio sito arrivano dall'estero, da persone non americane. A lot of Australian, New Zealand, a lot from Europe. Ci sono molti australiani, neozelandesi, tanti messaggi dall'Europa. Next question. Prossima domanda? Yeah, could you just ask me a few words more about your role as a Capcom of the Apollo 11 mission? I mean, it was more a technical role or also some emotional side? Vorrei sapere qualcosa sulla sua esperienza come Capcom di Apollo 11, quindi era più interessante il lato scientifico o se c'era anche un lato emotivo? It was certainly a very emotional time. È stato sicuramente un periodo molto emozionante. And a great privilege for me. E per me è stato un grandissimo privilegio. The team I was on had done the same thing on Apollo 10. La squadra con la quale lavoravo aveva fatto esattamente la stessa cosa per Apollo 10. Apollo 10 was basically a dress rehearsal for Apollo 11. Apollo 10 fu una sorta di prova generale per Apollo 11. The only thing they weren't going to do is land, but all the other procedures that we were going to develop. L'unica cosa che loro non avevano fatto era l'allunaggio, però proprio tutte le altre procedure le avevamo sviluppate, le avevamo dimostrate con quel volo. So that team led by Gene Francis moved over to do the same thing on Apollo 11. Quindi quel gruppo di esperti che era comandato da Gene Francis è stato spostato per fare occuparsi di Apollo 11. But it was a lot more tense in Apollo 11. We were really going to do it. Però c'è stata molto più tensione in Apollo 11 perché lì ci siamo resi conto che stavamo veramente per fare questa cosa. And I think we were well trained. We've done 2 months of training on Apollo 10 and now 2 months of training on Apollo 11. Noi eravamo secondo me addestratissimi, forse avevamo fatto fin troppo addestramento sia per Apollo 10 sia per Apollo 11. And everybody really knew their job. E tutti conoscevano benedetto il proprio compito. And everybody was really cool with it. When the problem started to develop as we started our descent. E tutti quando si sono manifestati i primi problemi durante la discesa per l'allunaggio hanno mantenuto la calma in modo perfetto. Communication problems. Prima abbiamo avuto dei problemi di comunicazione radio. Data drop out. C'erano cadute nella trasmissione dati. And we had mission rules for that. E avevamo delle regole di missione che gestivano. And the computer went overload. E poi c'è stato un sovraccarico nel computer. And fortunately, two guys really knew what was happening. Per fortuna c'erano due di noi che sapevano esattamente qual era la situazione in corso. Dave Bales and the flight director, the flight controller, and the guy in the back room named Jack Garman. C'erano Steve Bales e un altro nella stanza dei tecnici dietro, Jack Garman. And so they said we'll go. E loro ci hanno detto va bene. Però c'è nel corso una discussione molto vivace, ma se queste cose continuano a succedere, continuiamo a scendere. E quindi loro continuavano a scendere e man mano la tensione saliva. And then we had them targeted into the wrong area. E poi ci siamo resi conto che il bersaglio che loro avevano scelto era sbagliato. Which required a trajectory train level off, fly a few kilometers and then settle down. Quindi chiedeva invece una manovra di atterraggio dove ci sarebbe stato un lungo periodo di volo orizzontale per poi scendere. So the tension was mounting. Do we have enough gas? E a quel punto la tensione è montata ancora. Abbiamo abbastanza propellente per farlo. And so right at the end it was fuel. Quindi verso la fine era proprio un problema di propellente, eravamo agli sgoccioli. And according to
my stopwatch, we landed with like 17 seconds before I was going to call it abort. Secondo il mio cronometro, sono atterrati con circa 17 secondi prima che io dovessi chiamare l'interruzione della missione. But I'm convinced that if we'd have gotten to that 17 seconds, I said, Eagle abort. Io sono convinto che se fossero passati quei 17 secondi, io avessi chiamato mia radio dicendo Aquila, interrompete. What I would have heard from, I'm convinced what I would have heard from Eagle was, say again, Houston. Io sono convinto che avrei sentito dal veicolo lunare, avrei sentito, ripetete prego Houston, non l'abbiamo sentito bene. Like Alan Bean said, if Neil had had a board, that wouldn't have been the right stuff. Se Neil, come dice Alan Bean, se Neil avesse dovuto interrompere la missione, non sarebbe stato l'uomo con la scoffa giusta. Actually, a board was called with about 4% fuel remaining. Le regole dicevano che l'interruzione, l'aborto di missione, doveva essere fatto con il 4% di propellente residuo. And that was designed to get you accelerating away from the moon. Questo consentiva di riaccelerare e allontanarsi dalla Luna. Well, if you're 30 feet off the moon, you can use that fuel to land. Ma se sei a 10 metri dalla superficie lunare, quel propellente lo puoi usare per atterrare. Okay, one more question, and then we gotta queue up for autographs. Abbiamo tempo ancora per l'ultima domanda, e poi dobbiamo prepararci a metterci in fila per gli autografi. Thank you for your very interesting talk, and thanks for continuing to go around the world and to visit public. And I have two very quick questions. One is that I'm struck at this weekend by you seem to have endless patience, and I just wonder if that is part or was part of the business of picking astronauts. I would imagine you'd have to be very patient, you may never get a mission. And the second thing is, do you think that there's life out there, or do you think that we're particularly special here? Okay. Allora, la prima parte riguarda la pazienza. Ha dimostrato di avere tantissima pazienza nel corso di questi incontri, questi giorni. Lei viaggia continuamente e dimostra sempre questa pazienza. Questa pazienza è una cosa che ha acquisito e faceva parte della selezione. E l'altra domanda invece è cosa ne pensa della possibilità di vita extraterrestre nel cuore della Terra. Could you get two questions? Basically, you're asking about patience. Yeah. Yeah. Most of us were back in my generation were fighter pilots, test pilots. La maggior parte di noi, della mia generazione, erano piloti di caccia o piloti collaudatori. And you develop a lot of patience in that kind of job. E in quell'ambiente sviluppi comunque una grande pazienza. And in Apollo, it wasn't going to do any good to worry. E nel caso di Apollo non sarebbe stato costruttivo preoccuparsi. When Mission Control, when John Young said on the backside of the moon, Bagley, don't burn, that meant we weren't going to land. We didn't stamp our feet and say, you know, get all upset. Quando John Young ha detto a Mattie, per favore, quando eravamo sul lato nascosto della Luna, ha detto non fare l'accensione, non è che sono messi per stare in piedi. So we just developed patience. We're at the mercy of the procedures, the hardware, and stuff like that. So why worry about it? Don't get upset. We were disappointed, of course. Ecco, noi quindi non avevamo molta scelta. Eravamo alla mercé delle procedure, quindi a un certo punto sì, per una pazienza. You can imagine how disappointed it was. You come across around the front side of the moon, and there's my landing site. About 8 miles beneath us. Ecco, immaginate che tipo di delusione possa provare, perché sei lì, giri intorno alla Luna, torni sulla faccia visibile e vedi a 10 km sotto di te il tuo punto di atterraggio, quello che dovevi raggiungere. And you've trained 2 years, and you can see it, and they said you're coming home. E ti sei addestrato per 2 anni, vedi lì il tuo punto di atterraggio e senti che ti dicono no, torna a casa. So you can imagine that you could get really upset if you wanted to, but what will do you any good? So be patient. Let's see what happens. Quindi ti puoi anche arrabbiare, ma non ti serve a niente. Per cui fare essere paziente. The second part of the question: what do you think about extraterrestrial life? Is it a possibility? We don't know. Non lo sappiamo. There is. We're spending a lot of money on. A search for extraterrestrial life. Abbiamo investito molto nella ricerca della vita extraterrestre. And
We haven't heard anything, but did that mean it's not out there? Non abbiamo ricevuto segnali, ma non vuol dire che non ci sia nessuno là fuori. And so I don't know. Per cui io non lo so. But I believe that if there is life out there, God created the life. Life is not an accident. Io credo che se ci dà la vita là fuori, la vita è stata creata da Dio, che la vita quindi non sia un incidente, un caso. The universe is just too complex. L'universo è troppo complesso per like we just evolved. Okay. So I don't believe in evolution, but I can't prove that, or you can't prove creation. So it's a belief system, and I believe if there is life out there, God gave us life. Ecco, quindi l'universo è troppo complesso, il corpo umano è troppo complesso. Io non credo nell'evoluzione, credo nella creazione. Quindi se c'è della vita là fuori, l'ha fatta Dio. Ok. Just one last question. Good evening, thanks for being here. What was your spare time on the moon like? Because we have a lot of pictures and videos of EVAs, but we don't get that much about life in the land. Cosa facevi nel tempo libero quando eri sulla Luna? Perché abbiamo tante foto di quando sei in escursione, ma cosa succedeva dentro il land? We didn't have much spare time on the moon. Non avevamo molto tempo libero sulla Luna. We woke up and we had an 8-hour rest period. E ci svegliavamo, avevamo dopo un periodo di riposo di 8 ore. Which occurred about 5 hours after we landed on the moon. E questo avveniva circa 5 ore dopo il nostro allunaggio. So in that 5 hours we powered down the spacecraft. Quindi nel corso di quelle 5 ore abbiamo ridotto il consumo di energia del nostro veicolo. We took pictures, we described what we were seeing outside. Abbiamo scattato delle foto, abbiamo descritto quello che vedevamo dai finestrini. We took off our suits. Ci siamo tolte le tute. We put up some hammocks. Abbiamo preparato delle hamache. We ate a meal. Abbiamo mangiato un pasto. Basically just gee whiz, you know what we're seeing outside. E fondamentalmente ci siamo messi lì a guardare la figata quello che c'era fuori. And then we went to sleep. The next day we woke up. E poi ci siamo andati a dormire. La mattina dopo ci siamo svegliati. We ate a meal. Abbiamo consumato un pasto. We debriefed the mission. We had some debriefing and exchange of conversation. Abbiamo comunicato con la Terra per avere un aggiornamento della situazione. Then we started getting suited up. Poi ci siamo preparati con le nostre tute. Went outside. Siamo usciti. Came back in, tornati dentro, and then we took the suits off, tolti la tuta, recharged everything, got cleaned up, ricaricato, watched the TV, watched the TV, did you watch TV? We didn't watch TV. No, 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 no. We didn't have any TV inside. No. No. Non avevamo la televisione. Not in our flight. We had TV inside on the command module, but not in the room. Avevamo la televisione a bordo per trasmettere, però nel modulo di comando, ma non con commercials. So we changed the lunar excursions changed. They were changing their plans, so we debriefed all that. So it was always operational. You never had any chance to listen to me. We had some tapes, but they were all in the command module. So we didn't have a book to read. We had a checklist to read. So we never relaxed. It was just enjoying yourself on the moon.